Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video di Pokémon Go. Oggi siamo qui per vedere altre ispezioni di gameplay, ragazzi. Volevamo portarvi un video registrato tutti insieme appunto questo giorno, ragazzi, perché eravamo tutti insieme in Piazza Italia, ma abbiamo avuto problemi con la connettività di Pokémon Go che andava e veniva, quindi erano crash continui, Pokéball che si bloccavano, Pokémon che non si prendevano. Vi farò vedere appunto degli ispezioni di gameplay e di catture che sono state fatte quel giorno, ragazzi. Ok ragazzi, questo spezzone di video che state vedendo è per farvi vedere i problemi che abbiamo avuto durante tutta la giornata, ragazzi. Ci sono stati crash, ci sono stati problemi. Questo era un bellissimo Raticate 298 e rotti PL, ragazzi, quindi già altissimo. E rosso, quindi difficile da catturare. Allora mi ero messo là di impegno a cercare di catturarlo. Mi era scappato, mi sembra, se non erro, due o tre volte sicuro, perché comunque essendo rosso era difficile da catturare. Se non erro gli tirerò anche una delle bacche per facilitare la cattura, che adesso vedrete qual è. E vediamo se riusciamo a catturarlo. Mi sembra che ci ho provato due o tre volte sicuro a cercare di catturarlo e non c'ero riuscito. Ecco qua, allora, gli tiro l'ennesima Pokéball sulla testolina, che rimane bloccata in quella maniera per un pochino di secondi, quindi già i server stavano cedendo. Dopo 5-6 volte che ho tirato Pokéball a random e non sono riuscito a catturarlo perché comunque era rosso, ragazzi, ho deciso di utilizzare uno strumento che si chiama Bacca Lampon. La Bacca Lampon ti permette al prossimo tentativo di avere più facilità nel catturare il Pokémon che vi trovate di fronte. Quindi gliel'ho tirata e effettivamente dopo questo utilizzo sono riuscito a catturare questo Raticate PL298. Anche se aveva la barra quasi completa, non è male come Pokémon catturato. Questa clip è per farvi capire i problemi che avevamo. Durante la giornata i server non funzionavano, erano rallentati, i portali e i Pokéstop non ci davano niente perché laggava talmente tanto che si bloccava tutto e abbiamo dovuto riavviare l'app più di una ventina di volte probabilmente, e diciamo questo riprova più tardi. E ogni tanto ci buttava fuori dal server, infatti siamo rientrati due o tre volte, ma tanto non funzionava. Mentre eravamo ancora intenti a farmare tranquillamente nella zona dove Ezinger aveva messo il modulo per attirare i Pokémon, ragazzi, la lag ha continuato a darci un sacco di problemi. Non si aggiornavano più i Pokémon che si potevano trovare nella zona, non venivano spawnati per un bel periodo i Pokémon nella zona dove stavamo. Avevamo la connessione che continuava a caricare e questi nostri bellissimi Pokéstop che non funzionavano, che dicevano di continuo riprova più tardi. Dopo l'ennesima prova di ricaricare questo gioco maledetto che aveva problemi di server tutta la giornata, tutto il pomeriggio precisamente, ci è apparso un bellissimo Snorlax. Felicissimi perché non è così facile da trovare, ragazzi. A me a Isengard è apparso livello 43-49 PL circa, a Quinfer e a Bells 500 e rotti PL a Snorlax, quindi enorme, già capace di essere messo all'interno di una palestra. Non è stato facilissimo catturarlo perché come vedete problemi di lag ci hanno bloccato. Entrati nel server, ragazzi, ci siamo ritrovati con gli stessi problemi di tutta la giornata. Non caricava più niente, non caricava di nuovo i Pokéstop e non ci faceva combattere più con nessun Pokémon, ragazzi. Quindi anche il modulo per attirare i Pokémon è andato sprecato quel giorno. Ok ragazzi, alla fine dopo tutti quegli impicci qualche guadagno l'abbiamo avuto durante la giornata. Abbiamo fatto diverse catture, io sono arrivato a livello 8, Bells è arrivato a livello 6 se non erro, e Singer lo stesso sta già a livello 8. Abbiamo fatto anche qualche cattura di Pokémon, ragazzi, come vedete lo Snorlax 43 PL, ho preso l'Execute che l'ho trovato un pochino più in là dopo la registrazione perché comunque abbiamo continuato a giocare, il Raticate PL298 potete vedere qui, poi ho trovato una valanga, e ripeto come al solito una valanga di Eevee per la gente che dice che gli Eevee non si trovano mai, e invece non è vero per niente perché io ero pieno di Eevee, infatti guardate il mio Vaporeon, gli ho dato una valanga di caramelle Eevee, una valanga di polvere di stella e adesso è un bellissimo PL574 e può essere potenziato ancora. Non è il massimo perché la barra già era centrale, però effettivamente adesso è un Vaporeon che può essere utilizzato in palestra. Grazie anche a quella passeggiata, anche se c'era una valanga di lag e una valanga di problemi, ho tutte e due le uova in via di arrivo. Ho quella lì da 5 km che mancano 0,3, quindi 300 metri, e l'altra che ne mancano 5, quindi comunque abbiamo fatto una bella passeggiata, ragazzi. Il modulo che vi stavo dicendo prima che ha utilizzato Isengard è questo che vedete nel menu modulo esca. Quando uno di questi moduli viene installato su un Pokéstop in alto nel cerchietto, nell'ovale diciamo, attira Pokémon per 30 minuti, chiunque si trovi in prossimità del Pokéstop ne trarrà lo stesso beneficio. Quindi con uno noi possiamo farmare in 5, ragazzi, ci mettiamo tutti intorno e tranquillamente farmiamo Pokémon che appaiono lì. Giustamente ne abbiamo uno per persona, quindi a voi a te ammetti il modulo esca.
Un'ultima cosa che volevo dirvi, comunque il livello dei Pokémon che catturate o che trovate in giro dipende dal livello a cui state voi, quindi pensate immediatamente a salire di livello se volete avere Pokémon grossi come quelli delle altre palestre, perché qui nel nostro paese ci sono persone che hanno dei Venusaur che sono già 700-800 PL, quindi sono difficilissimi da buttare giù dalle palestre dove risiedono, ragazzi. Ok, la prossima volta cercheremo di riorganizzarci un'altra volta tutti insieme con la telecamera, speriamo che i server questa volta ci accompagnino decentemente, ragazzi. Mi scuso di non poter portare più contenuti oggi, ma quel giorno ci sono stati veramente tanti problemi, ragazzi. Quindi lasciate tanti pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo alla prossima puntata di Pokémon Go, si spera, con tutti gli altri.